Allora, noi siamo in piazza per protestare perché effettivamente il problema, l'altro turismo, come l'abbiamo chiamato, in quanto qua ci stanno agenzie di viaggio, tour operator, bed and breakfast, guide, accompagnatori, animatori, abbiamo messo insieme tutte le categorie. Siamo circa 500 persone in una manifestazione organizzata in 4 giorni. Abbiamo dato la prova di forza e fra una settimana saremo 1.000, l'abbiamo anche detto al prefetto che ci ha ricevuto. Siamo allo stremo, non abbiamo avuto nessun aiuto e nessun DCPM, stiamo chiedendo semplicemente di poter lavorare con dignità e con una certa attenzione a un settore che comunque nell'Italia meridionale è la terza industria e in Italia è la prima industria. E siamo qui a manifestare per appunto gridare il nostro disagio. Ovviamente tutto il turismo è molto più compromesso dall'emergenza Covid-19, in particolare noi guide turistiche, siamo ovviamente un servizio opzionale nel turismo, saremo probabilmente quelli che cominceranno a lavorare più tardi di tutti. E al di là della comprensione, della difficoltà dell'intero paese, chiediamo che a questo punto ormai dell'emergenza si cominci a porre di più i riflettori sui settori che sono più indeboliti. Non avremo modo di riuscire a lavorare almeno per il prossimo anno, in più facciamo un lavoro stagionale. La stagione turistica 2020 ormai è completamente compromessa perché anche la piccola riapertura nel paese non ci consentirà di poter riprendere a lavorare a stretto giro e non in quantità sufficiente, come mai se dovessi andare nella migliore delle ipotesi. Per cui ovviamente se dovessimo aspettare la ripresa del lavoro ottimisticamente dovremmo aspettare la primavera dell'anno prossimo. Monumenti chiusi, frontiere chiuse, confini chiusi, tutto, siamo a zero. E nonostante siamo a zero, nonostante non ci arriva una prenotazione, nonostante tutto, abbiamo cercato di dare stamattina l'impostazione ai protocolli che non ci sono stati dati, i protocolli per lavorare. Hanno pensato, stanno chiuse le regioni, stanno chiusi i confini, non diamo nemmeno i protocolli. Noi, siccome siamo abituati a lavorare, abbiamo capito già dagli altri protocolli come si poteva un'ipotesi di lavoro. Abbiamo trovato un'agenzia che ci sanifica le radioline, pensiamo di prendere gruppi massimo di 10 persone, da 2 a 10 persone, con radioline sanificate e con distanziamento. In questo modo, se ci aprono le regioni, riusciamo a lavorare.